Oh.
Fabrizio Dav 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Mettiamoci al lavoro. Buonasera a tutti, scusate, mi sono dimenticato di riattivare il microfono. Allora, volevo ringraziare tutti quanti voi per essere venuti questa sera in live. Purtroppo, questo pomeriggio, questa sera, ho avuto un problema tecnico con la connessione che mi ha fatto un po' penare. Quindi questa sera, insomma, adesso tenteremo di completare il tragitto. O quantomeno di collegare almeno una delle... almeno un paio di capitali, insomma. Fabrizio Dav 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, buonasera. Benvenuti a tutti. Viaggio bagnato, viaggio fortunato. Speriamo bene, dai. Non si può mai sapere. Allora, un attimo solo, gli do un po' di pazienza. E partiamo subito. Ok, ciao Joseph, buonasera e benvenuto alla live. Grazie mille per il follow. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccoci qua. Allora, questa sera tenterò... Allora, questa sera porto una piccola serie dedicata al Turbo Star. Nella quale tenterò di collegare le diverse capitali europee. Ho iniziato da Lisbona e ho collegato Madrid, poi da Madrid per andare a Parigi. Joseph 6 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie Joseph. E dicevo, da Madrid a Parigi ho fatto una tappa intermedia che è Toulouse, e quindi adesso andrò a collegare da Parigi Londra, Bruxelles e Berlino, quindi Regno Unito, Belgio e Germania. Questo è la mod, questa qui è la mod di Rough Garage. È un Turbo Star 190-48.
È una mod veramente fatta ad opera d'arte, fatta veramente bene. Anche tu Voltare giochi a ad sinistra. Eurotruck? Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a sinistra. E per le tre tappe A sinistra. si trasporteranno gli elicotteri. Le tre tappe sono state già programmate con Virtual Speditor, che è un'applicazione che ti permette di poter creare tragitti personalizzati con carichi personalizzati, insomma. Scegli l'azienda, la città di partenza, Alleata Nord. l'azienda è la città di arrivo, insomma, decidi tu Uscire adesso. il carico che più desideri trasportare. E questa qui è una trasferta, diciamo così, per modo di dire, notturna, insomma, diciamo così, è serale. Purtroppo ho avuto un inconveniente tecnico nella prima serata, quindi siccome è una serie che poi metterò anche sul mio canale YouTube, che da blogistica, mi occorreva rifarla. E preferisco farla in live perché è bello anche che ci sia la partecipazione di insomma delle persone che entrano, passano a salutare. È un format diverso dalla classica registrazione in cui sei tu da solo davanti alla camera e ti metti lì e vai in giro. Preferisco molto di più l'interazione diretta con diciamo con il pubblico, insomma, con chi è dall'altra parte dello schermo. Io ho avuto la fortuna di aver salvato, fatto un salvataggio rapido e quindi l'ho ripresa la partita come se non l'avessi mai iniziata. Allora, gasolio, io direi di rabboccarlo Unirsi a destra quasi e poi uscire a destra. Uscire a destra.
E si va, e si va, e si va. Parari, parabim, parapam. E si viaggia in maniera molto rilassata e tranquilla, senza troppa frenesia, anche perché poi dopo, insomma, dopo questa challenge bisogna anche riposare un pochettino il bulbo oculare, come si direbbe in gergo, la maina tapparella. Speriamo soprattutto di non trovare deviazioni, perché se si trovano deviazioni è un po' problematico. Siamo partiti anche di giorno, quindi siamo anche fortunati. Si arriva alle 11. Ah sì, perché qui è Parigi, è Londra è più vicino, sì. Ero rimasto ancora al tragitto precedente. Allora, io qui direi di fare un rabbocco al mezzo. Sto ricalcolando il percorso. Scusate un attimo. Vediamo un po' se si risolve. Allora.
Gentilmente mi dite un attimino la chat nella live come va, se si sta bloccando. Sto cercando di monitorare da qui, il problema è che non riesco a visualizzare. Se gentilmente qualcuno di voi mi può dare conferma, farmi sapere come sta andando, me ne sarei veramente molto grato. Vediamo un po'. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buonasera. Grazie per il raid, benvenuti a tutti. Allora, spero che stia andando tutto bene la live. Perfetto. Allora, procediamo. Sarà un viaggetto abbastanza lungo. Oh, siamo arrivati anche alla... alla stazione ferroviaria per prendere il treno. Ed imbarcarci per andare poi nel Regno Unito. Grazie ancora a tutti per essere accorsi alla live e chiedo ancora scusa a coloro che nella prima serata non hanno potuto assistere a una live decente. Purtroppo ho avuto un problema sulla connessione, augurandomi che adesso invece sia il segnale sia abbastanza lineare. Ecco, allora andiamo avanti. Ok. Ok, ok.
stavo per prendere e infatti sto per battere sul guardrail. Non è proprio arte mia fare le riprese aeree. Oh, un altro elicottero lì è stato caricato. Deve essere l'altro. Sto cercando un nuovo percorso. L'altro collaboratore dell'azienda. Com'è che si chiama? Pasqualino o Gennarino? Ma lui è sempre lui. Piccola trasferta notturna. Questa è un'ottima mod. Ve la consiglio. Ralph Garage 84. Non potete sbagliare. Per scaricare la mod direttamente dal sito, questa mod è gratuita. Basta scrivere Ralph 84 Garage, come è scritto in basso a sinistra. Qui a sinistra. E andate su Google, seguite anche la loro pagina Facebook. E questa versione qui è gratuita. Poi ci sono anche versioni a pagamento dove ci sono altri aggiornamenti, insomma altre cose interessanti. Versione che anche io prenderò, quella lì a pagamento. Ce n'è una da, mi sembra, da 5 euro se non erro, e da il motore da, mi pare, 600 cavalli. Poi, se non ricordo male, da anche i tubi di scappamento, quelli lì dietro la cabina, in stile camion americani. E poi vabbè, il suono, voglio dire, il suono reale, quello lì del tubo di scappamento aperto, open pipes, quindi è uno spettacolo. Uscire a sinistra. Il programma che ho utilizzato invece per programmare i carichi si chiama Virtual Speditor. E per chi guarda il video su YouTube, metterò il link di tutte, sia della mod sia insomma di tutto quello che può essere interessante. Allora, striscia discontinua, quindi no, meglio aspettare. C'è la curva, sorpasso in curva, no buono no good. Voltare a sinistra. Aia.
Per un pelo non ho preso il guardrail con il pianale. Uè, omonimo carissimo, buonasera. Bentornato e benvenuto alla live. Seconda parte della sfida qua, della miniserie dedicata al Turbo Star, che è un qualcosa che te lo dica a fare, lo bijou, tanta roba, come si dice, come dicono coloro che parlano bello, bene anzi, bello detto anche in forma ironica e scherzosa. Gatto Picchio sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie dottore, grazie per aver messo la sferetta dentro il bicchierino là. E soprattutto grazie per essere passato qui in live. Che è sempre un piacere averti in live. Alla fine poi nel giro di qualche ora stamattina i programmatori di Trackers MP hanno risolto il problema dell'incompatibilità del multiplayer con anche la retrocompatibilità, ecco, non mi veniva il termine giusto. Hanno risolto il problema della retrocompatibilità con le versioni precedenti di Eurotruck e fortunatamente, dico fortunatamente, hanno risolto il problema. Quindi siamo salvi. Meno male, dai. Allora, Londra sempre dritto, ok. A più di 110 non posso andare. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Perfetto. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Ricevuto. Andare dritto. Andare dritto. Ricevuto. Allora, quindi io direi di mettermi. Ah no, ah, forse ce la faccio. Ok. Perché tu l'hai fatto quando hanno già rilasciato l'aggiornamento. Infatti io in tempo reale poi ho riscritto sul gruppo, ricordo che il gruppo Dunk Transport SRL è l'angolo dei simulatori, e ti dicevo che ho scritto in tempo reale quando è arrivata la notifica della retrocompatibilità con la versione più vecchiotta, insomma. Un po' ho esultato un po' come se fosse un gol. Però alla fine voglio dire, non sarebbe stato un grosso problema, anche se c'era il convoglio del venerdì e quello un po' mi preoccupava. Però sono stati rapidissimi stavolta, veramente mi hanno sorpreso, veramente hanno fatto un lavoro tempi molto rapidi. E poi ho visto anche il multiplayer su American Truck. Beh, in effetti sì, è come farming, cioè si creano delle stanze, delle lobby nelle quali poi si entra e si gioca. Ovviamente non è come
Trark SMP, insomma, la versione multiplayer, quella lì alla quale ci siamo abituati, dove si possono conoscere anche altre persone. È da premettere che le lobby e le stanze possono essere sia pubbliche, quindi accessibili a tutti, con o senza una password, oppure privata con una password. Quindi diciamo che si può anche, come ho fatto io in qualche occasione su Farming, ho messo un server aperto dove chiunque poteva entrare e accodarsi alla partita. Sì, ma infatti era l'errore che mi dava. È per questo che io poi ho avvisato della non compatibilità. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Però devo dire la verità, sono stati molto 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 rapidi. Mi sono meravigliato. Hanno fatto veramente un lavoro, come si dice in gergo militare, tempo zero, ma si saranno messi sotto e hanno veramente fatto un grandissimo lavoro, ma grandioso. Comunque prenderò quasi sicuramente, prenderò la versione a pagamento di scusate del Turbo Star. Quello in effetti ha il motore, mi pare, da 600 cavalli più ha i tubi di scappamento, quelli lì, diciamo così, tipo quelli lì americani. E poi il suono dei tubi di scappamento aperti, le open pipes. E poi se consideriamo pure che qui hanno fatto un grandissimo lavoro su questa versione qui, probabile, solo che non ho prestato, mi ricordo, questi tre punti, erano quattro, sì, punti, però ho memorizzato più questi qua perché, diciamo, erano quei punti che più a mio avviso, diciamo, erano interessanti. Però veramente hanno fatto un lavoro grandioso. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. Sani e salvi. Parcheggio rapido e prendiamo subito l'altro pacchetto che si trova qui. E ti dicevo, mi sono per il tragitto di stasera su Virtual Speditor mi sono segnato tutte e tre le tappe. Infatti adesso dovrei avere un altro elicottero da Londra verso Bruxelles. Ecco qua. Scusate un attimo. Alla salute, anche se acqua. Allora, andiamo subito sul punto per fare il prossimo carico. Com'è la diretta? Si blocca o va bene? Se gentilmente qualcuno me lo dice, così io sto anche più tranquillo.
Perfetto. Devo trovare un piccolo monitor da utilizzare per tenere d'occhio la live, che al momento sul monitor principale vedo soltanto il gioco, quindi è un po' problematico. Però guarda che spettacolo. Toh. Bello. Se potessi, guarda, lo porterei anche in multiplayer. Lo prenderei come mezzo definitivo per tutte le partite, perché è troppo è fatto veramente, come si dice dalle mie parti, a mostro proprio, fatto ad opera d'arte. Per il momento purtroppo no, però mi accontento anche tutto sommato di utilizzarlo in single player. È uno spettacolo. Poi senti pure com'è la valvola di, come si chiama, non so se si chiama di sfiato, di sfogo della turbina, come si sente, è bello. Bello. Oh, guarda questo. Inizia a destra e poi voltare a destra. Ai ai ai. A destra. Mamma mia. E pensa, io non la versione a pagamento l'ha presa come si chiama? Sono dimenticato il nome. Adesso mi sfugge il nome. Comunque è stata già presa quella lì con il suono delle marmitte aperte. L'ho sentita, è qualcosa di bellissimo. Diego, l'amico Diego, ecco, Diego Horizon, e l'ha preso, e lui che è un fa le recensioni sui giochi, tutte queste cose qua, e quando ho sentito il suono delle marmitte aperte sono rimasto sbalordito. Perché poi mi sono andato anche a cercare video dove diciamo così ci fosse il mezzo reale con questo tipo di scappamento, ed effettivamente è fatto bene. Non so se abbiano campionato un 190 dal vivo, ma è fatto veramente bene. Bene, bene, bene. E il convoglio domani sera su ATS si fa? Ci sono novità a proposito del convoglio lì? Perché io non ho grossi problemi, perché ho il virtual, quindi posso sbloccare tranquillamente le partite da qualsiasi punto. Ah, Real Sound. Sì, anche se le mie cuffie non sono di grossa qualità, le casse del computer più o meno non sono male, sì, sembrerebbe appunto quello lì, fatto veramente bene. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra.
Ah, ok. Così in effetti si farebbe giovedì e venerdì, perfetto. Tanto facciamo come per quanto riguarda le live, facciamo come si fa il venerdì. Io faccio la live di backup e poi guardo la live di Marco, in modo tale così che almeno permettiamo anche al suo canale di crescere un pochettino. Perché a me tutto sommato, sia su YouTube sia sul canale Twitch, il convoglio fa delle visualizzazioni, ne fa una quarantina, una cinquantina, quindi tutto sommato rispetto all'inizio che ne faceva 5-6, adesso insomma sono decisamente aumentate. Poi comunque io nelle descrizioni metto sempre il link dei canali amici, quindi se uno è curioso va sul link e vede il gruppo piuttosto che qualche altra cosa, e insomma bisogna fare un po' di pubblicità. Ta 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 ta. Ui. Vabbè, ma io non è un problema, io ti ho detto, io preferisco far crescere più il canale di Marco, perché a me più o meno diciamo così il mio canale sta bene. Tanto io comunque la faccio, però sai come ho fatto venerdì scorso? Ho fatto la mia live, però poi mi sono messo a monitorare la live di Marco, quindi alla fine ho fatto visualizzazioni sulla live di Marco, ho fatto numero lì, però poi ovviamente c'è il sound alert che ti avvisa se qualcuno insomma segue. Ah, Marco non c'è, ho capito, vabbè, allora eh sì. È il vice capo del capo. Lui stream, no? Solitamente lui stream il lunedì, se non ricordo male. Bisogna vedere, perché se ad esempio il mio canale fa più visualizzazioni, converrebbe secondo me fare la live principale su un altro canale. Io faccio la live, diciamo così, di backup, perché nel caso in cui si disconnette da una parte, uno può temporaneamente andare su un'altra live e quindi magari non perdersi diciamo così per un tempo piuttosto lungo la live. E poi voi mi avete aiutato, quindi e a prescindere insomma per la stima e tutto quanto, io sono fatto così. Se posso dare una mano agli altri, la do prima agli altri. Tanto a me, ho detto, tutto sommato il canale va bene, insomma cresce, a me fa piacere. La cosa che più fa piacere è quella che passano a salutarmi se sto in live, un po' come faccio pure io. Perfetto, allora facciamo così. Io faccio sempre il backup, ho detto, faccio sempre da, vorrei fare sempre da live di riserva, perché almeno se la live principale per un motivo o per un altro non riesce a rimanere online, almeno uno sa che può fare un salto dall'altra parte. Oh via, mo la tratta più lunga viene dopo, da Bruxelles a Berlino.
Però all'andata, mamma mia, l'ho fatto un po' improvvisandolo, ma invece avendo fatto un giro di ricognizione ho acquisito maggiore padronanza sull'itinerario, sul tragitto, e poi anche i punti in cui poter fare la sosta del mezzo e fare il rabocco. Beh, poi non ti dico che poi quando l'ho fatta nel primo pomeriggio, anzi nella prima serata, sull'uscita della stazione ferroviaria del canale della Manica, là praticamente quando esci giri a destra, c'è quel rettilineo lungo e volevo fare la ripresa aerea come ho voluto fare adesso, solo che all'andata non stando attento anche allo specchietto, quindi a come si stringeva, come si allargava il camion, praticamente ho preso il muretto col musetto e ho fatto il 20% di danni. Però nonostante ciò sono arrivato fino a Berlino con il motore che andava in panne, ma su che era, mi sembra 700-800 km si è spento 3 volte. Questo mezzo qua che è vecchia scuola, se fosse stato l'altro mezzo si sarebbe spento più di 10 volte su strada. È proprio gagliardo in tutti i sensi sto mezzo, incredibile. Dai, supera. E a che punto sei invece tu con l'azienda su American Truck? A quanto ammonta ancora il debito? Io più o meno sto in positivo di, mi pare, una ventina di, no, mi pare 2 milioni di dollari nel gioco. Chi ce l'ha tutti questi? Ah, comunque sono andato in attivo, ma vabbè, io ad American Truck ci gioco da un bel po' di tempo. A te invece novità? Allora era Claudio che... Ah, perché tu hai fatto i carichi quelli lì più sostanziosi. Giustamente. Beh, che mo con il virtual tu ti crei ad hoc itinerari. E quindi... Si cita, ma non in maniera, diciamo, scorretta, ecco. Ti agevoli l'avanzamento di carriera, perché puoi sbloccare i tratti più lunghi prima, questo sì. È quello che devo fare pure io su American Truck, perché ancora devo completare l'avanzamento di carriera. Prepararsi a voltare a sinistra.
L'aiuto esterno sarebbe il prestito alla banca, se ho capito bene. Sì, sì, diciamo che ti piace. Ti piace vincere facile. Pon, cin, pon, cin, bon, bon, bon. Voltare a destra. Qua ci sono i tutor, bisogna prestare attenzione, molta attenzione. Beh, che siamo quasi arrivati, 200 km. Sono, mi sembra, un quarto d'ora di gioco, un quarto d'ora di tempo reale. Gatto picchien è andato a mangiare. Oh yeah. Questa canzone non so se si sente, sembra un po' Get Lucky dei Daft Punk. Ah, ma dove sei andato? Stai facendo anche tu il partitone? E il riff di chitarra, guarda. Se ci canti sopra il fraseggio e la musica. Ah, oggi sei di riposo, ottimo. Perché poi domani ti tocca fare il notturno. Quanti chilometri? 12.000, 13.000? Che io so che tu i chilometri sul camion li mangi come se fossero patatine. E le patatine, prima paiz e poi scondrain. Ah. Quindi diciamo che non ti sei ancora prefissato una meta, ma diciamo così. Però sai che dovrai percorrere tanti chilometri. Cioè, perché 1.000 chilometri è come se fossero 10.
tenersi a sinistra. E teniamoci sulla sinistra. Tenersi a sinistra. Ok. E me lo ricorda sempre perché sa che io sono un po' sbadato. E allora ogni tanto lei mi ricorda che devo mantenermi a sinistra. La navigatrice ufficiale. Poi sono andato anche a vedere un po' il sul sito di Rough Mods i progetti della creazione del mezzo. Ho visto che effettivamente hanno fatto un lavoro certosino, anche il dettaglio degli interni. Ho visto proprio che hanno fatto un lavoro eccezionale. Eccezionale veramente. Hop back. Siamo entrati nel Belgio. Ah, qui ho trovato traffico anche all'andata. Backen. Dice 46 nel gioco, andrà un'oretta ancora. Più avanti dovrebbe esserci uno svincolo per l'autostrada. E in Belgio inizia a piovere. Incredibile. Oppo bacco. Oppo bacco. Scusate un attimo, ma eccoci qua. Come si dice in napoletano, mi si è seccata un gan, ovvero mi si è seccata la gola a furia di parlare. E quando qualcuno, per esempio, è troppo loquace, si può dire, per esempio, fate un bicchiere d'acqua, oppure droplet un po' per terra. Non posso dirlo in live perché è un po'
come dire, poco elegante, però c'è un modo di dire, insomma, nella lingua napoletana che indica appunto a chi parla sempre di fare una certa cosa. Oui, buonanotte, grazie per essere passato in live. Voltare a sinistra. Ci becchiamo. Buonanotte, grazie ancora. Buonanotte, buonanotte, gatto picchien. Buonasera. Benvenuto. No, è il nome della il nickname del canale. In realtà è nato così per gioco. Appunto perché il primo gioco che ho comprato su Steam era Euro Truck, quindi 7 in 0 TV ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Ah, a proposito, grazie, giusto. A voltare a destra. Guarda, al momento ho avuto già un'altra proposta. Sarò sincero, però magari se mi lasci in un messaggio privato il nome della VTC, così magari ci faccio un pensierino. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Perfetto, grazie. Arrivo, siamo arrivati, sani e salvi. Abbiamo finito. Ah, abbiamo finito. E io non ho finito ancora qua. Ah, che ho fatto, spinto. Allora. Perfetto, ora ci restano da percorrere gli ultimi chilometri. Grazie mille, 7ino0 TV, grazie per il follow e grazie per l'invito, grazie per essere passato. Buonanotte, grazie ancora per essere passato qui. Quando vuoi, vieni qui e sei sempre il benvenuto. Allora, modifichiamo. Ok, questo qua.
Ah no, sto semaforo. Ottimo, direi di rabboccare il mezzo, perché mezzo serbatoio, quanti chilometri faccio? Meglio avere il mezzo bello e rabboccato, così si va dritti verso la meta. Solitamente si agevola chi si mette sulla strada. Ok, prossima uscita. Abbiamo fatto il pieno. Tenersi a destra e poi uscire a destra. E stiamo belli tranquilli. Uscire a destra. Usciamo a destra. Eccoci qua. Thank you.
10. Tenersi a sinistra e poi Oliega. Liega. Andare dritto. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Andare dritto. Pappagallo, sei uguale anche tu. Ma tu stupido parati addosso. Pappagallo, noi non crediamo più a tuo stupido parati addosso. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Pappagallo. Siete andare tutti quanti nello stesso. È arrivata un'altra domenica, dopo i pacchi del sabato sera, dopo i due dipi che in discoteca li abbiamo preso anche dalla cassiera. E ci si trova un'altra volta, ma sigaretta dopo il caffè, con il mal di testa regolare, tipico del day after, e sta per finire un altro weekend, se ne va coi gol in tele weekend. Così poi aspetteremo un weekend, convinti che sarà il più bello dei weekend. E va bene così, altrimenti. Dicono che ha fatto una cover, però è troppo bella sta canzone. Le partite sempre non è medie, San Siro Olimpico delle Alpi. Andiamo a centro a fare un giro a piedi, a guardare le ragazze degli altri. Tanti uomini con le radioline, mogli incacchiate di fianco. Mille vasche in corso, avanti e indietro, torniamo al bar che sono stanco, e sta per finire un altro weekend, pare a col telegiornale weekend, così poi aspetteremo un weekend, convinti che sarà il più bello dei weekend. Siamo sulle famose Autobahn, ovvero le autostrade della Germania.
rilassa una cifra. Giocare su Eurotruck mi rilassa veramente tantissimo. In single player, in multiplayer, può risultare un pochettino più difficile poter, come dire, essere più rilassati. Linearità nella sterzata, grandissima aderenza alla strada. Questo è il Turbo Star 190-48 della Iveco, un'icona del trasporto italiano, il mezzo per eccellenza. E come direbbe il grande Alessandro Siani, grande mezzo. Aia. Sta dietro, tutto a posto. Timber Turtle. Grande mezzo, grande! Grande Turbo Star, grande! Oh là là! Brutta uscita! Sempre dritto, ok. GG. A destra. Perfetto.
sempre dritto. Andiamo sempre dritto, 315 chilometri circa, a Berlino. Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Il cielo è azzurro sopra Berlino. Berlinen. Scalea, scalea, ma come mi ricrea andare in vacanza, 10 giugno sta, 10 giugno in una stanza, uscire la sera che zuculi l'opera, andare in pizzeria insieme a nonna mia, scalea, scalea, ma come mi diverte girare per strada, caca mi sa verte. Mangiare un gelato e roba tutta inzavata, pulirsi le mani vicino a un parato. Il brano è Scalea di Tony Tammaro. Un cavale tremendo pare stare in Danufur, qui l'acqua è razionata e ce la va matur. La cosa più terribile che aspetto come un fisso è 4:30 pomeriggio rindo. E quella rima là. Scalea, scalea. Ok, direi di mettermi a destra. Sembra una BMW Berlin Motorwagen Hamburg Kassel sempre dritte. Andare sempre dritten. Perché non so che dire quando mi guardi così, mi sembra di impazzire. Io voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. Se mi cerchi con gli occhi dell'amore, è il grande Pino Daniele. Questa è una canzone di qualche anno fa. Amore senza fine, io voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. Voglio lei, voglio solo lei, perché so di amarla tanto, perché con lei sono contento. Voglio lei, voglio solo lei. E tutto il giorno che ci penso, per questo amore mi sono perso. Ragazzi. km, ok, ci siamo quasi.
avere la velocità massima a 120, ok, la metto a 110, anzi 115 per il momento, perché se questo sorpassa, ok, a destra e poi uscire a destra. Roger ricevuto. Uscire a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Ricevuto.
Ok, siamo arrivati a Berlino. Questo è lo scatter giallo? Meno ma. Ah, Berlino non ho il garage. E poi voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Ecco qua. Voltare a destra. Perfetto. Sono le 2:39 della notte. Come sempre, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo ogni martedì per il prosieguo di questo evento del tour delle capitali europee con il mitico Turbostar. Io sono Fabrizio, vi ringrazio per essere stati con me. Per coloro che guardano questo video su YouTube, se vi va, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate commenti per suggerimenti e qualsiasi altra cosa. Grazie ancora a tutti.